Elfi e Nazgûl a passeggio per il Parco Bucci. Lady Isabel e la sua armatura divina, combattimenti fra Jedi e il lato oscuro della Forza, oppure Batman. Erano moltissimi ieri al Parco Bucci per il terzo raduno cosplay e fumetti organizzato in città dai ragazzi del DO Nucleo Culturale. Rivenditori, fumettisti e cosplayer provenienti non solo dalla Romagna ma anche dalle regioni vicine per un evento che si sta dimostrando in grado di ingrandirsi anno dopo anno, mantenendo al contempo un impatto armonico con il verde circostante. Ospite d'onore Alex Polidori, attore e doppiatore italiano per tutti, la voce del piccolo Nemo nel film della Pixar dedicato al pesce pagliaccio, ma soprattutto di Spider-Man nell'ultima serie di film della Marvel. Siamo ingrediti molto per la terza edizione, siamo partiti con la prima edizione verso giugno, poi l'abbiamo rifatta a settembre per vedere un attimo la gente che poteva esserci man mano nelle edizioni. Poi abbiamo voluto tenere l'edizione annuale che è partita da questa qui, che è la terza edizione del Parco Bucci in cosplay. Abbiamo avuto molti standisti, abbiamo avuto i Ludo Games, tutte le associazioni ludiche, abbiamo avuto molti più fumettisti, abbiamo avuto anche Alex. L'onore di avere Alex Polidori, doppiatore di Spider-Man di Tom Holland, a questa terza edizione. Siamo molto felici. Avevate iniziato un po' in sordina, però con l'obiettivo di creare un grande evento. Adesso non so se siamo al grande evento, però siamo nella direzione giusta. Sì, diciamo che comunque grande evento è una parola grossa, perché noi comunque lo facevamo per divertimento e per creare appunto un comics ad hoc per chi più che altro vuole divertirsi, piuttosto che magari un comics grande dove più che sull'intrattenimento si concentra di più sulla quantità dei cosplayer, una cosa un po' più intima, tra virgolette, però sta diventando un comics quasi medio e onestamente ne sono molto felice perché comunque rimane quel minimo di intimità, ma anche l'aspetto comics che mancava effettivamente, ma quest'anno abbiamo rimediato. Un buon riscontro, oltre al numero di presenze, la lontananza da dove vengono le persone, mi dicevate prima da Ancona e Veneto e via dicendo. Sì, le persone sono riuscite a farle venire anche da posti più lontani rispetto all'Emilia Romagna, sono riuscite a ingrandirci, ma non solo le persone partecipanti, ma anche i fumettisti che vengono fuori e addirittura anche gli standisti che vengono fuori dall'Emilia Romagna per partecipare a questa edizione. Quindi siamo ingranditi molto e siamo molto felici. Ecco, il programma di questa lunga giornata, appunto prima citavamo dietro di voi l'intervista a questo doppiatore famoso, ma il programma della giornata qual è stato? Allora, abbiamo cominciato con dei giochi un pochino più soft, come Indovina la canzone, magari del K-pop, che è il pop coreano, che non molti conoscono. L'abbiamo messo la mattina appunto perché c'è meno gente. Poi piano piano nella giornata abbiamo fatto altri giochi, come appunto Indovina la canzone dell'anime, che magari un po' più gente è interessata, e abbiamo avuto gli ospiti, i fumettisti, e abbiamo avuto appunto questa intervista con Alex. Dopodiché ci sarà la gara cosplay e ancora altri giochi. Il parco oggi è molto frequentato, sta attirando molto l'attenzione dei visitatori. Sì, esatto, sta attirando molto l'attenzione dei visitatori e non solo cosplayer, ma proprio le persone, le famiglie che sono interessate vedendo in un parco che di solito è diciamo vuoto per essere perché non ci sono standisti per il resto dell'anno. Vedere sentire tutta questa musica, vedere tutti questi fumettisti, gli standisti, attira molto le persone anche per fare magari delle compere o farsi fare magari degli schizzi da questi fumettisti. A questo punto, la prossima edizione, state già pensando a qualcosa di particolare? Adesso siamo ancora in fase di progettazione, chiaramente finiamo questa giornata, poi vedremo e speriamo di riuscire a fare qualcosina in più.